Quello che mi piace di più di questo progetto è il messaggio che questo progetto dà. Cosa vale la normalità e la dignità della vita. In questo documentario quello che mi piace è che prevale la vita. L'idea di questa serie di documentari nasce da un'esperienza personale. Essendo romana, l'ospedale al quale io mi sono rivolta quando ho avuto i primi problemi di salute con le mie figlie. Da fuori si può pensare che esista solo la sofferenza, invece nel momento in cui entri, accanto alla sofferenza c'è una grandissima speranza e una grandissima solidarietà. Perché l'approccio che ha il Bambin Gesù alla malattia è un approccio particolarmente accurato. Il fuoco non è la malattia, ma il fuoco è il paziente, quindi nella sua complessità, nella sua interezza. È il paziente come persona, non il paziente come malattia. Quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto, lo pensavamo come qualcosa che dovesse fare la differenza. Il posto giusto ci sembrava il Bambino Gesù, perché è un'eccellenza in campo internazionale e un posto dove avremmo potuto raccontare le storie che avevamo semplicemente sfiorato stando lì dentro per un po'. Siamo stati accolti all'inizio con un'apertura di credito ma una giusta distanza, che io personalmente ho molto apprezzato. Mi è sembrato un elemento di serietà, dice adesso prendiamo bene le misure, cioè per cominciare a girare. Non è stato semplicissimo. Abbiamo accettato dopo aver molto pensato. Devo dire che soprattutto per me è stata una decisione difficile. Ne abbiamo discusso, abbiamo visto il positivo e il negativo e poi con piena responsabilità ho deciso che valeva la pena di tentare questa grande avventura. Per la prima volta fare sì che un ospedale fosse visto al suo interno. I ragazzi del Bambino Gesù è stata un'esperienza molto diversa rispetto a quanto fatto finora. Per tutti quanti noi, per tutta la troupe, è stata un'esperienza umana molto importante. Abbiamo fatto spesso un passo indietro e ci siamo posti come osservatori, osservatori rispettosi delle storie che ci si ponevano davanti agli occhi. Il fatto di condividerle, quindi di non stare chiusi in un mondo di malattia, ma di aprirsi al mondo e di condividere questa sofferenza e, ripeto, questa speranza, è l'altro elemento che tiene insieme la serie. È come se a loro fosse stata proprio affidata una missione da questo ospedale, una vera missione, che è quella di dire ai ragazzi ammalati, ma anche ai ragazzi sani, che anche nei momenti più difficili è possibile lottare, è bello essere protagonisti e ce la si può fare. Tutto quello che abbiamo realizzato in questi mesi non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di tutto il personale medico, paramedico, oltre alle famiglie e ai ragazzi. I medici non li abbiamo scelti perché noi siamo partiti dai pazienti. Cioè non abbiamo fatto un casting dicendo tu sì, tu sì, tu no, ma sono i pazienti che hanno detto sì o no a noi. La nostra esperienza ci ha portato a conoscere a fondo il personale che lavora dentro l'ospedale e ci siamo resi conto di quanta professionalità ci sia dietro queste persone che non sono soltanto medici, anzi forse prima di essere medici sono delle ottime persone, degli ottimi psicologi. Non ci hanno mai fatto pesare la nostra presenza nei loro reparti, anche mentre per loro magari le priorità erano altre, insomma, anzi sicuramente le priorità erano altre. Il tentativo è quello di raccontare le persone, non solo i malati. Il paziente è una persona che ha un vissuto, che ha delle amicizie, che ha dei sentimenti, che ha una famiglia, che ha dei rapporti con dei medici, che ha dei rapporti con gli infermieri. Abbiamo cercato di riportare un po' tutta questa umanità alla quale noi abbiamo partecipato nella serie. Comunque i ragazzi ammalati non devono sempre sentirsi
che stanno facendo qualcosa di parallelo agli altri, ma devono sentire che la loro vita partecipa di molte esperienze di quello degli altri. C'è un ringraziamento speciale che vorrei fare personalmente, che è alla Presidente Enoch, perché è stata disponibile dall'inizio. Ci ha trasferito l'importanza di quello che dovevamo fare. E quindi un ringraziamento speciale va a lei e al direttore sanitario, che invece è stato molto rigoroso all'inizio, è stato difficile da conquistare. Il nostro ringraziamento speciale ovviamente va all'accoglienza, ai medici dei reparti, agli infermieri, all'ufficio stampa. Insomma, grazie, grazie a tutti, grazie da tutti noi.